Luca, bentornato, ma per prima cosa vogliamo chiederti come stai dopo questo brutto infortunio. Un po' meglio, diciamo la prima settimana è stata dura, la seconda un po' meglio, ora piano piano siamo nella terza e ormai vado a settimane di guarigione. Un po' meglio, sai, il bacino è una frattura abbastanza importante, però sto recuperando abbastanza bene, già mi muovo, muovo le gambe, fa un po' male, però cerco sempre di comunque far qualcosa perché sennò muoio, non ce la faccio a star fermo. Hai detto prima, durante la nostra intervista, che è forse il momento più difficile questo, dove devi portare anche pazienza. Sì, purtroppo non posso né sfogarmi con l'allenamento né andare in bici né niente. Sono qua in officina ma faccio poco, vorrei fare di più, ma non posso. Bisogna solo aspettare, una cosa che purtroppo ci vuole un mese di recupero, quindi aspetteremo questo mese nel miglior modo possibile senza sforzare troppo perché sennò magari peggioro le cose. Quindi, speriamo che vada tutto bene per fine mese. Prima ti abbiamo visto passare, no? Con la sedia a rotelle, ma anche con le stampelle. Segno comunque che, come hai detto, con il passare del tempo comunque si nota qualche miglioramento. Ovviamente, perché comunque a casa, sai, qui in officina con la sedia a rotelle vai, ti sposti, sono 200 metri quadri. Casa mia non è 200 metri quadri, quindi con la sedia è un po' inutile. Con le stampelle cerco di muovermi comunque il meno possibile, lei mi sta dando una bella mano. E adesso, sì, la sedia devo usarla perché comunque stare in piedi non è ancora, diciamo, è il terzo giorno oggi che sto in piedi, che posso appoggiare il piede e far forza sul bacino. Quindi non è molto agevole, quindi fa un po' male, però cerco di fare come ho detto prima, più gira sangue secondo me più si sistema tutto da solo. Poco fa hai detto questa è la seconda settimana, ovviamente viene da fare il countdown, no? Verso Sì. l'appuntamento di aprile sul Sì, circuito spagnolo. vediamo, 1, 2, 3, 4, 5 settimane e si parte. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi sì, io sconto tra 2, diciamo 3 settimane di poter iniziare ad allenarmi. Perché comunque stando fermo un mese butti via tutta la preparazione che hai fatto. È ad ottobre che mi alleno e purtroppo ho buttato via tutto. Senti, abbiamo visto il messaggio che avevi, la foto soprattutto che hai pubblicato su Facebook quando sono venuti a trovarti i ragazzi del Sì. team Pedercini e avevi detto se ci sarà l'occasione andrò in pista ad assistere le gare e Sì, alla sì, fine sì, ci sei sì. Sì, andato. sono andato domenica, ero, diciamo, abbastanza imbottito di antidolorifici, quindi con le stampelle riuscivo a muovermi un po', poco, e non avendo la sedia a rotelle lì è stato molto difficile, però mi faceva piacere stare lì nel bosco con loro almeno per le 2 o 3 ore delle gare e poi sono tornato a casa a riposare. Comunque è stato piacevole, dai, la moto era lì, la ferma, tranquilla. Che impressioni hai avuto da questa nuova classe della Superbike? No, una bella categoria, ovviamente la Evo va un po' più piano delle superbike ufficiali come è sempre stato. Io mi ero prefissato secondo me così a spanne su carta un secondo e mezzo più lenti, infatti è quello che è successo. Sono contento perché comunque ha vinto una Kawasaki, David, che era il mio compagno di squadra l'anno scorso che ho battuto diverse volte, quindi sulla carta siamo pronti, purtroppo bisogna aspettare, è un momento difficile. Comunque sono contento che tante persone mi stanno vicine, vicine, quindi dai, riesco a passarla abbastanza bene. C'è un messaggio che ti ha fatto particolarmente piacere, che ti è arrivato per incoraggiarti, magari anche da un tuo collega, tra virgolette, magari anche rivale? Tanti, non ce n'è uno specifico, sono tanti, ovviamente tanti mi scrivono, ma sì, tanto te sei forte, ti rimetti, non c'è problema. Quindi quelli sono comunque, fanno piacere comunque. Però tutti. La nonna mi ha chiamato 3 volte, oppure Nicky della box Nicky di Arezzo mi ha telefonato qualche giorno fa, è stato molto, molto carino, un bel messaggio. Ma tutti comunque, chiunque viene in officina appena entra, chiede come sto prima di dire il problema che ha la moto, ecco. Quindi è sempre piacevole. Allora dai, ci vediamo presto. Speriamo, dai, prima di Aragon, di rimettersi.